Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nequin Games. Siamo sempre qui con il nostro Isaac Clarke. La volta scorsa è successo un cazzo di casino. Ci siamo fidati di Dina, ma lei ci ha tirato in una trappola. Voleva semplicemente usarci, voleva la nostra testa, quello che abbiamo in testa, ovvero le visioni eccetera provocate dal marchio. Però ha fatto una bruttissima fine, è successo un bordello pazzesco. Noi siamo sopravvissuti per miracolo. Strauss ci ha contattati e ci ha detto che esiste un altro marchio, si trova nel settore governativo. Noi siamo legati a questo marchio, ragazzi, e dobbiamo assolutamente raggiungerlo e distruggerlo. Quindi proseguiamo per di qua. Effettivamente non possiamo fidarci di nessuno, anche Strauss non è estremamente lucido. Fucile a ricerca, ovviamente abbiamo l'inventario pieno. Ma un negozietto qua in giro? No. Allora, senti. Lascia. Andiamo così, ragazzi. Che cazzo? Allora, affanculo. Loro avevano paura di noi. Dopo quelle sedute ci hanno portati al macchinario per le sedute, per le fasi. Non ricordo nessuna seduta. Sei fortunato a non ricordare. Se lo fai, tutto ricomincia. Chi? Chi è Kempton? Chi? Ma guardati, quanto sei cresciuto. Dove vai? Strauss, no, non è lì davvero. Strauss, porca miseria. Dobbiamo cercare di raggiungere Strauss il più in fretta possibile. Direttore Taiban, le squadre sopravvissute devono ripiegare. Ripeto, ripiegare al settore governativo. L'operazione Endgame è stata avviata. Contromisure pronte per il controllo risorse disperse. Direttore Taiban, le squadre sopravvissute devono ripiegare. Ripeto, settore governativo. L'operazione Endgame è stata avviata. È tutto troppo tranquillo. Ah, ok. Sì, è questo il posto. Abbiamo fatto praticamente il giro, se non mi sbaglio. Solo che adesso quel cancello è aperto e qui... Eccolo, eccolo. Il grassone, il ciccio bomba. Oh oh oh! Via, 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 via. Dai, calmo.
Avanti. Avanti. Comunque, dicevo, siamo praticamente tornati dove eravamo prima. Perché noi... vabbè, ma allora... Ma che cacchio... Vai, usa un kit. Questo era chiuso. Questo ingresso. E noi siamo dovuti passare per di qua. Quindi adesso... Quindi adesso possiamo proseguire da questo lato. Ah, c'è il negozio, perfetto. Aspetta, 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 ho sentito rumori brutti. No? Che è? Mi fate consultare il negozio un attimo. Schema scaricato, ok. Allora. Inventario. Vabbè, andiamo un attimo sul negozio. Vediamo cosa possiamo acquistare. Il fucile a ricerca è bello, ragazzi. Però aspetto ancora. Per il momento aspetto ancora ad acquistare la quarta arma. Cazzo! È vero che ci stanno questi cosi. Facciamo così. Qua salvo subito. Sì, usiamo il nodo, vai. Allora. Terminale. Usa questo. Questo.
Allora, oh. Un attimo, quello l'abbiamo tolto. Okay. Che cazzo? Aia. Via, sbrighiamoci. Sì, mi serve una di quelle batterie, ragazzi, è vero. A posto. Ah, cazzo! Che è? Cagare. Isaac, le fasi. Vuole che io segua le fasi. Fase 1, strisciare nella macchina buia. Strauss, calmati. Non può farti del male. Vuole che entri nella macchina oscura, Isaac. Non posso farlo. Lei è lì dentro, mi sta aspettando. Strauss. Mio Dio. Strauss, ascoltami. Devi continuare a spostarti. Riesci ad arrivare alla monorotaia? Pensi di farcela? Sta arrivando. Non posso parlare. Che casino. Cazzo, mi ricordo. Nodo.
Salviamo. Sì. Lo so che ci siete. Che siete qua nascosti. Il fatto è che sono talmente stronzi che fino a quando noi non avanziamo... Eccoli. Allora, di solito io mi metto qua. E basta, cazzo. Ti fa male, eh? Brutto pezzo di merda. Dovrebbero essere finiti, poi... non lo so. Ho sprecato troppe munizioni. Veramente troppe. Non posso... non posso prendermi questo lusso, ragazzi, di sprecare munizioni così a cazzo. Ma assolutamente no. Aia. Possono distruggere il marchio. Fase 1, strisciare nella macchina oscura. Fase 2, le viti si stringono tutti intorno. Io non capisco. Oh, mio Dio, è tornato. No! No, 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 no! Oh! Adesso ragazzi facciamo la conoscenza di Ellie. Ellie mi sembra che si chiama. Qualcosa del genere. Oh oh oh! Oh.
Oh, stai calmo. No, indietro. Vuoi parlare? Fallo a distanza. Non siete qui per aiutarmi. L'ultimo che l'ha detto ha tentato di ammazzarmi. Hey, non voglio farti del male. Già, hai capito bene. Provaci e sei morto. Ehi, che ne dici di ricominciare tutto da capo? Sono Isaac. Ellie. Che cosa vuoi, Isaac? Arrivare alla stazione di transito. Devo raggiungere il settore governativo. Cosa credi stiamo cercando di fare? Ehi, io posso aiutarla. Inoltre, insieme avremo migliori possibilità di farcela. Non credi? Niente da fare, Isaac. Le persone sono solo un peso. Sbloccherò la porta. Poi ognuno per la sua strada. E per favore, non seguirmi, ok? Siamo dalla stessa parte. E li ascolta. Vabbè, tanto la rincontreremo più avanti, ragazzi. Diventerà nostra. Cioè, faremo bene conoscenza con Illy. Schema acquisito, scarica. Ok. Diventerà una valida alleata. Di lei ci si può fidare, ragazzi. Di lei ci si può fidare. Oh, 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 oh. Che spreco però, Cazzo. Ai. Via prima che ne escano altri. Oh! No, no, non ti conviene. Non ti conviene. Questa parte è inquietantissima con questi neonati che si sono trasformati. 15 minuti di intervallo, ma proprio adesso? Ed esplodono, ragazzi, è una cosa allucinante. Proprio adesso 15 minuti di intervallo. Oh, oh, eccoli che arrivano.
sono ovunque. Sulle pareti, sui condotti. Vediamo di eliminare qualcosa, tipo questo non ci serve e questo non ci serve. Cazzo! La testa! Anche voi qua. Non siete un po' troppo cresciutelli per per stare all'asilo? Kaiser. Allora, come attiviamo sta cosa? Ne arrivano a mazzi di quegli esseri. Eccoli. Diciamo che... Guarda che già non ne ho munizioni. A posto. Ah, aspettate. Controlliamo questi armadietti. Soldi, soldi. Ok. Stiamo per uscire, eh? Intervallo finito. Lanciafiamme, lanciafiamme ragazzi. Merita.
stato, Stross, ma io so che non sei reale. Dici che non sono reale, ma sono qua. Sei un'allucinazione. Stross sa come annientarti, sa come distruggere il marchio. Noi ti distruggeremo. Davvero comodo. Distruggi il marchio e tutto il dolore cesserà. Prova a pensarci, Isaac. Non dovrai mai più ascoltare il tuo cuore. Oh, cosa hai mangiato? Che aletto pesante. Isaac, qui Ellie. Ho trovato Ellie, oh, ciao. Un superstite che dici di conoscere. Sì, lo conosco. Ho detto stai fermo. Ellie, datti una calmata. Si chiama Stross. Lo conosco. Sembra fuori. Sì, un po' fuori. Sta fermo. Ellie, lui mi serve vivo. Ho bisogno di lui. Merda. Ok, Isaac. Lo guiderò a raccordo, ma se fa qualcosa di stupido, qualsiasi cosa, gli sparerò. Dove stiamo andando? Dai! Oh. Siamo bloccati. Oh. Ma veramente? Mi scoccia a lasciare le munizioni, ma porca miseria. Porca usa. Ai. Isaac, siamo qui. Forza. Ti vedo. Sbrigati. Ciao Isaac. Già. Ciao Strauss. Che pessimi ricordi. Sono malapena fuggita da questa struttura CEC. Ehi, hey, sei del CEC? Piloto mezzi pesanti, classe 4. E tu? Ingegnere. Un nerd? Cavolo. Merda. È buio! Mi troverà nell'oscurità! Zitto, è tutto ok, è solo un calo di energia. Ragazzi, non è bene. Merda. Il supporto vitale è andato. Sì, è un brutto segno, è un brutto segno. I nostri obiettivi, Clark e Stross. Sapevo che prima o poi sareste arrivati alla stazione di transito. Troverete i vagoni inutilizzabili. Sei impazzito! Hai fatto energia sul porto vitale! Potrebbero esserci altri sopravvissuti! Il settore pubblico si trova in condizioni ormai irrecuperabili e non posso più fuggire. Addio, Clark. L'ennesimo stronzo. Merda, Isaac, sta attento! Che ci deve ostacolare. Resisti, Ellie. Io penso a quello grosso, è andato. Ellie, stai bene? Isaac, stai bene? Io sì, tu? Penso che non ce ne siano altri, per ora. Perché Tideman ha tolto l'energia? Perché è un coglione. Perché ce l'ha così tanto con voi? Ellie, sai cos'è un marchio? Sì.
Gli unitologisti del mio gruppo ne parlavano spesso. Perché? È reale? Sì, lo è. Tideman ne ha creato uno con i codici e gli schemi nelle nostre menti. Il Maestros. La causa di quel che succede qui è proprio questo marchio. Devo raggiungerlo per distruggerlo. E Stross deve dirmi come fare. Sei un tipo strano, Aida. Mi aiuterai? Beh, stiamo per soffocare. Devo aiutarti. Ok, senti. Ci serve energia. Senza non abbiamo né trasporto né aria. Non sfrolla delle batterie di riserva. Sì. I pannelli solari sono lassù. Ma sono rimasti inutilizzati da anni. Ok, d'accordo. Ora mi dirigo lì. Vedo se riesco ad avviarli e fornire energia alla monorotaia. Qualcuno dovrà aprire i pannelli del collettore. Posso farlo io. Prendi Stross, tienilo al sicuro. Ok. Aspettate. Sì. Merda! Questo lancia quelle cagate che scoppiano, che esplodono. Ok. Capitolo 7. Togli l'energia. Il rumore si sente a 3 isolati di distanza. Rivelerà la mia posizione. Ellie, cerca di farlo restare concentrato. Devo capire cosa sta cercando di dirmi. Allora, cerchiamo subito un punto di salvataggio. Eccolo là. Oh, ma... ma cazzo! Non fa stare tranquilli un attimo, eh. Sì. Ragazzi, è stato un capitolo piuttosto lunghetto questo. Non lo ricordavo così lungo. In realtà la parte dell'asilo pensavo fosse più avanti. Invece no. Ok, va bene. E salviamo e ci salutiamo. Perfetto, e poi visiteremo il negozio e il terminale al prossimo episodio. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciatela, condividete, iscrivetevi al canale se vi fa piacere ragazzi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.